Ciao a tutti amici di Aware Magazine, bentornati a un nuovo video. Oggi parleremo di tutti i prodotti Apple, sfruttando anche tutti i vari rumors che si trovano in rete e facendo anche delle considerazioni personali su quelle che potrebbero essere le caratteristiche ufficiali o almeno le caratteristiche che più ci aspettiamo di vedere nei prossimi prodotti Apple che verranno rilasciati nel corso del 2012. Partiamo subito, dato che il video sarà un po' lungo, ricco di informazioni e considerazioni personali, e parliamo di iPhone 5. iPhone 5 che molti si aspettavano nel corso del 2011, ma non è arrivato. È arrivato un iPhone 4S comunque con la stessa estetica, con lo stesso design di iPhone 4, ma con caratteristiche tecniche interne davvero molto interessanti, e devo dire che comunque è stato un ottimo prodotto. iPhone 5 avrà sicuramente un processore A6 quad core, speriamo in una batteria più capiente rispetto a quella di iPhone 4S, che purtroppo, diciamolo, avendo un processore dual core, quindi due volte più potente, ma mantenendo la stessa batteria di iPhone 4, abbiamo delle prestazioni inferiori. Un po' una scelta non molto intelligente da parte di Apple di implementare la stessa batteria anche in iPhone 4S. Mi aspettavo di avere una batteria almeno più capiente, ma questo non è arrivato. Speriamo invece in iPhone 5 con questa batteria. Guardando anche il lato della concorrenza con Samsung e tutti i suoi Galaxy, con HTC e i vari Sensation, con questi display diciamo enormi da 4 pollici, Samsung Galaxy Note anche da 5 pollici e 3, sicuramente potremo avere un iPhone 5 con un display da 4 pollici o superiore ai 4 pollici, che secondo me 4 pollici è una dimensione diciamo ottimale per uno smartphone. Anche i 3 pollici e mezzo non sono male, vanno veramente molto bene, dato che è più facile raggiungere tutti i vari angoli, soprattutto per chi ha delle mani magari piccole, e utilizzare lo smartphone con una mano sola è molto più semplice avendo un display molto più piccolo. Ma comunque un display da 4 pollici è davvero ottimo. Avremo sempre un retina display, magari avremo un retina display con ancora una risoluzione maggiore rispetto a quella che già abbiamo, che comunque è davvero davvero ottima, con 326 pixel per pollice. Avremo un giga di RAM rispetto ai 512 che possiamo trovare su iPhone 4 o iPhone 4S molto probabilmente, e il processore non sarà forse superiore a 1 GHz, ma come sappiamo Apple non permette di utilizzarlo totalmente in tutte le sue potenzialità, diciamo, ma viene bloccato a una frequenza inferiore per avere dei consumi minori e quindi ottimizzare il consumo della batteria. Infatti per esempio in iPhone 4 abbiamo un processore single core da 1 GHz, ma è bloccato a una frequenza di 800 MHz. Anche in iPhone 4S abbiamo un processore dual core da 1 GHz bloccato a 800 MHz. Comunque possiamo vedere che anche con 800 MHz funziona davvero tutto molto bene, molto fluido. Infatti sì, è importante avere delle caratteristiche hardware potenti, ma è anche importante avere un software che gestisca tutte queste caratteristiche in modo ottimale, che sia ben ottimizzato per l'hardware dello smartphone, del computer oppure del tablet. I tagli di memoria resteranno gli stessi, quindi 16, 32, 64 GB, e sicuramente avremo un design totalmente rivoluzionato con un retro in alluminio o in un particolare metallo che si chiama liquid metal, che ha delle proprietà davvero interessanti, e queste insomma dovrebbero essere le caratteristiche del prossimo iPhone. Passando all'iPad 3, anche qui avremo un processore A6 quad core, batteria sicuramente anche qui più capiente, e probabilmente anche un retina display con una risoluzione di 1536x2048 pixel, davvero una risoluzione molto molto alta per un tablet, e comunque dovrà il design resterà pressoché identico. Forse avremo l'utilizzo anche qui del liquid metal, e probabilmente avremo un design ancora più sottile. Passiamo ora a parlare di tutta la linea di Mac. Partiamo dai Mac Pro per un pubblico di professionisti. Mac Pro che non vengono aggiornati da parecchi anni, e sicuramente li troveremo, dato anche gli ultimi rumors che vedono come le consegne dei Mac Pro personalizzati aumentare questi tempi di consegna, li potremo trovare con i nuovi processori Sandy Bridge E. Parlando degli altri Mac, potremo avere un MacBook Air da 15 pollici. Per quanto riguarda invece la linea dei MacBook Pro, avremo dei MacBook Pro con design, si parla, totalmente rinnovato, molto più sottili. Si passerà anche qui ai dischi SSD, quindi dischi allo stato solido, molto più veloci, fino a 10 volte più veloci
dei normali hard disk, dato che non contengono parti meccaniche come un hard disk tradizionale. Allora queste parti meccaniche devono avere un tempo per spostarsi, e quindi questi tempi vengono tolti, vengono rimossi da questi, in pratica, SSD, e quindi tutto viaggia molto più velocemente. Poi potremo avere nei MacBook Pro e anche negli iMac la scelta di Apple di rimuovere il SuperDrive, che sarebbe il lettore CD DVD, un po' come nei Mac Mini 2011 e nei MacBook Air. Nei Mac Mini invece ci potrebbero essere dei potenziamenti, ma comunque in linea generale dovrebbero rimanere quelli che già sono. E un nuovo prodotto che probabilmente verrà rilasciato da Apple nel corso del 2012 sarà una TV, probabilmente si chiamerà iTV, oppure non si sa ancora il nome finale di questo prodotto. Per chi ha letto la biografia di Steve Jobs sa che in alcune interviste Steve Jobs diceva che voleva rivoluzionare totalmente il modo di guardare la TV, e probabilmente vedremo un prodotto simile a una televisione classica, ma sicuramente avremo delle funzioni in più, come alcune che ci permette già la Apple TV, quella di noleggiare film, di accedere a contenuti tramite iTunes e tante altre cose. Avremo il comando vocale, in pratica Siri, anche su questo nuovo prodotto. Potremo vedere anche Siri sui Mac, potremo vedere ovviamente Siri su iPad 3, e parlando del lato software potremo, sempre rimanendo anche in tema di Siri, avremo Siri in italiano oltre che in altre lingue, e anche l'arrivo di iTunes Match in Italia. Per chi non sa cos'è iTunes Match, è un servizio che permette di caricare tutta la nostra libreria musicale che abbiamo in iTunes sul nostro account di iCloud, per poi ascoltarli in streaming, ovviamente avendo una connessione dati o essendo sotto wifi, senza quindi occupare memoria sia nei propri Mac sia nei propri dispositivi. Quindi questo è un servizio che sarà ovviamente a pagamento, il prezzo dovrebbe essere di €24,99 e sarà disponibile ovviamente nel corso del 2012. Poi ci saranno i primi dettagli e i primi concept su iOS 6 con il rilascio delle prime beta, ma comunque tutto deve essere ancora, tutte queste notizie non sono ancora ufficiali, sono rumors analizzati che ho inserito, e ho cercato anche di vedere se questi rumors possono attenersi un po' alle caratteristiche che potrebbero avere questi nuovi prodotti. Bisognerà aspettare delle date e delle conferme ufficiali da parte di Apple con i suoi eventi, dove verranno presentati questi prodotti, mostrati al pubblico, con caratteristiche, date di rilascio e anche prezzi ufficiali. Direi che per questo video è tutto, vi invito comunque a commentare e a dire le vostre opinioni scrivendo nell'articolo che troverete sul blog, e comunque queste in linea generale erano tutte le varie caratteristiche che avranno i prossimi prodotti, e non ci resta che aspettare delle conferme ufficiali da parte di Apple. Questo video si conclude qui, ciao a tutti!